Raga, non potete capire quanto tempo sogno di fare queste cose del guardo. Poi non guardo e poi guardo di nuovo. Salve a tutti, gente! Lo so che ho gli occhiali, quindi adesso non vedete il look, ma se tutto va bene ho fatto una intro, così vedete tutto. Ho appena finito il mio look ispirato a Taylor Swift nel video di Look What You Made Me Do. Questo particolare look è ispirato alla Taylor, quella lì che sta con le motorbikes, le motociclette. Spero che questo tutorial vi piaccia, spero che lo guarderete. Sono molto emozionata perché è la prima volta che filmo un tutorial in questo modo, quindi con questo schermo, con lo specchio qui. Non lo so, è la prima volta che non filmo un tutorial che non sia contro lo specchio in bagno. Quindi è emozionante. Spero che questo look vi piaccia e se volete capire come si ricrea, continuate a guardare. Iniziamo con un po' di crema idratante. Come sempre. Un po' di fondotinta sulla mano e ci pampo dentro un filino di crema idratante, poi un pochino sto fatto della crema idratante lo faccio anche perché la rende un po' meno pesante. Comunque, sto per costruirmi una ring light. Il correttore, che come al solito è il fondotinta per me. Oggi c'è il vento fuori. Così, informazioni sul meteo. E adesso sfumiamo come solo noi sappiamo fare. Secondo la mia cecità ci siamo. Credo a questo punto vi sia anche noto quali sono i prodotti che io uso maggiormente per le superciglia. Cabrao e Bravo Made. Adesso con la Bravo Made faccio la mia parte interna delle superciglia. Perfetto. Adesso, come al mio solito, userò i residui del correttore che ho sulla mano, perché io non so dosare le cose, un pochino come... Mi stavo tagliando gli occhi. Perché io non so dosare le cose, un pochino come quando devi buttare la pasta, ecco, non lo so fare. E quindi rimane sempre un po' di roba. Quindi sporcherò questo pennellino angolatino piccolino di fondotinta e pulisco un pochino sotto le sopracciglia per renderlo un po' più illuminato e più pulito. Contornate queste sopracciglia come se non ci fosse un domani. Bellissime. Adesso sfumiamo. Ogni volta che inizio a fare queste cose, che so che richiederanno tempo e quindi, visto che non parlo, ci metterò una musica sopra, inizio a sentire casa casmare a casa. Non so perché. Io non so. Allora, io studio canto, no? L'ho detto pure in qualche video precedente. Ma sono l'unica persona in questo pianeta che da quando canticchia una merda. Forse non so nemmeno cantare, non lo so. Però è una cosa magnifica perché poi tutti i miei compagni di canto quando canticchiano sono tipo Beyoncé. E poi ci sono io che sono quella che mettevano il prezzo sopra sulla copertina del CD delle Destiny's Child, quella sono io. Adesso che abbiamo sfumato recentemente lo settiamo con la cipria e fissiamo.
la faccia del mondo. Adesso è il momento di andare a prendere la foto, perché altrimenti mi scordo che cazzo sto facendo della mia vita. Voglio ricordare che lei è bionda e occhi azzurri, io sono castana e ho gli occhi castani. Quindi giustamente sembrerà diverso. E non assolutamente perché io non lo so fare, ma semplicemente perché abbiamo un colore di occhi e di capelli diversi. Non perché non sono capace. Va bene, iniziamo. Praticamente è una serie di marroncini freddi, ma ora un movimento professionale, e quello che sembra una matita grigia sotto gli occhi. Per questo look userò, visto che sembra tutta roba scimmerosa, sto specchio di me. La Naked 1. Comunque, quando voi vedete queste robe tipo Naked e roba del genere, non preoccupate, non è mia, è di mia sorella. Iniziamo con questo oro smorto. E come lo definirò? Per questo oro smorto userò Half Bake, che è un oro che smorto non è, perché la Urban Decay le cose le fa seriamente. Non come Anastasia con l'ultima palette che ha fatto Cilecca, che io non ho, però tutti ne parlano, ne parlerò anch'io. Bloccato al telefono, non so più che devo fare. Fammi vedere se c'è un marroncino freddo in quest'altra Naked, che è la Ultimate Basics. Ok, prenderò Lockout da questa e lo metto un po' nella piega nell'occhio. Dopo lo userò anche lo scimmeloso, però devo essere prima sicura con questo. Non vado solamente nella zona della crease, ma lo porto proprio fino a... Cioè, allora, io non so esattamente la crease che parte dell'occhio è, perché io lo sento dire, allora lo dico. Quindi, credo che sia solo questo, però forse è tutta. La piega dell'occhio, tutta la piega dell'occhio la dovete contornare con Lockout. O un marroncino a caso, perché sinceramente chi è che segue i tutorial con gli stessi prodotti? Non vi preoccupate di metterle una chiavica. A parte perché lei non capisco come ce l'ha messo, però perché la dobbiamo sfumare maggiormente. Adesso prendo... dobbiamo sfumare dopo, non mi giudicate. Adesso prendo Hustle dalla Naked. Avete sentito che pronuncia? Ok. E adesso fate cadere i pennelli. Adesso sfumiamo questa cacchetta in maniera decente, con un pennello possibilmente pulito. A me questo sembra pulito, ma secondo me non lo è. Ha le ciglia finte, io le ciglia finte non le metterò perché non le so mettere bene, uno, e due, non ce le ho tanto belle, e quindi non è vero, in realtà non le so mettere bene, appunto. Quindi invece di mettere la matita nera userò un po' di ombretto nero, lo prendo sempre dalla Naked, anche se glitteroso non ce ne frega niente, tanto non si vede. E praticamente potete anche farlo con la matita nera e poi sfumare. Io lo farò con l'ombretto direttamente, per non so quale ragione effettivamente, però ombretto. Vabbè, portatelo verso l'alto perché ho sbagliato. Lo portiamo nella rima inferiore dell'occhio. Lei sembra... un attimo, lo so che non vede. Lei sembra avere una matita grigia sotto all'occhio. Lo so che credo abbia un risultato diverso perché lei ha gli occhi azzurri, quindi comunque risalta. Un attimo. Metto questa matita grigia, che vi direi la marca, ma è la marca più pezzotta del mondo, quindi non me la dico. E poi ci butto Gunmetal, sempre, per metallizzare ulteriormente. Gunmetal, e fate di nuovo questa stessa cosa che avete fatto ora, però forse non fine dentro perché sennò è scuro. La matita nera la mettiamo, e la mettiamo fino a proprio dentro all'occhio, però la metto tipo che fate quella cosa brutta che alzate l'occhio e la mettete nella rima interiore, come mettete sotto però sopra, non so se avete capito, ma non voglio farvelo vedere perché la gente si impressiona quando alzi l'occhio. Raga, a un certo punto la mia videocamera si è spinta. Adesso ci riempiamo di mascara. Userò per ora questo, che è della Kiko, e si chiama A Measurable Length Waterproof Mascara. Userò un pochino del Better Than Sex Than di Too Faced
E un pochino inoino anche sotto, però vi prego, fate attenzione, non mi sporcate tutto. Ve lo dico, perché io sono la prima che lo fa sempre. Credo che lei non usi illuminante, però... cioè, non lo so, forse sì, però poco. Però il mio canale è... quindi un pochino sì. Allora, io vedo un blush arancione. Io il blush arancione non ce l'ho, ce l'ho pesca. E quindi uso questo. E com'è? La terra. Un pochino, non tanto. Comunque io per qualche ragione non vedo questo lato della mia faccia. Forse sono più ciecata di qua. Un pochino, addirittura. Quale userò, Giada? Quello più naturale possibile. Quindi questo. Arrivati a questo punto siamo alle labbra, però prima devo bere, aspettate. Lei ha questo rossetto un po' nude, un po' rosa. Adesso io un po' nude, un po' rosa non ce l'ho. Quindi farò un nude glitteroso. Questo è il NYX Liquid Suede, però è in metallic matte nella shade Exposed. E ne sarà poco, però ne sarà. Ok, spero che il look vi sia piaciuto, spero che abbia... registrato in maniera che voi possiate capire che cosa sto facendo, perché ricordatevi che per me è tutto nuovo, tra parentesi. È difficile essere ciecati e fare tutorial di trucco e mi servono quei telecomandini che zoomano avanti e dietro, perché sto sempre a fare così e a non vedere. Spero che non abbia avuto problemi a capire che cosa sto facendo. Se questo video vi è piaciuto e siete nuovi e non avete mai visto la mia faccia, ciao, sono Giada e non lo so se ti vuoi iscrivere così. Farebbe tanto piacere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo presto con qualche altro video. E se tutto va bene, ci saranno video di genere musicale. Ho buttato questa cosa così che voi lo sappiate. E io mi sentirò una merda se non riuscirò mai a fare questa cosa. Sì. Ci vediamo al prossimo video. Baci bacini forever. No. A me sembra you touch my tralala. Non lo so perché ci penso sempre.